Il Genoa di mister Chiappino sfrutta il passo falso della capolista Spezia e a braccetto con il Sassuolo si porta ad un solo punto di distanza dai bianconeri in classifica. Decisiva per i rossoblù la vittoria sull'ostico campo di Novarello, dove ai padroni di casa non basta stavolta il gol di Stoppa per evitare il KO. Pronti via e subito primi brividi per la difesa piemontese con il destro di prima intenzione di Trabacca, tolto dall'angolino basso da un bel intervento di Sarri. Quindi alla prima occasione utile ecco il centro numero 15 in campionato del campioncino che giustamente il direttore Borghetti si coccola e protegge con attenzione. Per capire la purezza del talento e del diamante in questione basta ammirare la giocata dell'1-0 e scacciare ogni dubbio possibile sulla questione se sia giusto o meno chiamarlo in nazionale. Ma non si può vivere di solo Matteo Stoppa per quanto forte sia il bomber del Novara. Così Genoa, a furia di spingere, sbattendo sempre sull'ottimo Sarri, trova il pari. Il regista della squadra ligure, Gabriele Raia, scalda i guantoni del portiere avversario con una punizione dal limite nella parte conclusiva del primo tempo, per poi punirlo ad inizio ripresa. Controllo e destro all'angolino per lui, al secondo sigillo in stagione, con situazione nuovamente in equilibrio. Poi dopo un gol annullato a Girgi, uno dei prospetti più interessanti della squadra e non a caso già acquistato dall'Atalanta, ecco il timbro sui tre punti meritati per il Genoa. Azione fantastica in inserimento di Seno, che scambia con Gibilterra e supera Sarri in diagonale, facendo esplodere l'entusiasmo della panchina rossoblù. Una vittoria importantissima anche a livello psicologico per i ragazzi di mister Chiappino, che infilano la terza vittoria su tre partite giocate nel 2017, con 10 gol fatti e solo uno subito. Per il Novara di mister Terni invece è un momento complicato, sono due le sconfitte interne consecutive, un brusco stop, nulla di irreparabile, ma certamente un passo indietro rispetto alla zona playoff. Da Novarello per la Giovane Italia, Luca Brivio.